Guardiamo dal vivo l'esperienza di una panca piana portata a cedimento. La panca piana non è un esercizio che si costruisce al meglio andando a cedimento, anzi la sua costruzione è fatta su ripetizioni, buffer, eccetera eccetera. Però guardiamo come deve essere quella serie che nello sviluppo dell'alternanza dei carichi decido di portare al limite. Come deve essere? Che percezione dobbiamo avere? Tanto che Antonio guida lei nell'input di questo carico. Vediamo, stacca il bilanciere. Ok, fila di bene, tuo. Ok, dai, senti dove sei, ritmo a tutte le alzate. Su, uno. Ecco, vedete intanto che lei, malgrado l'obiettivo su, sia andiamo. Andare finché bella. Ce n'ha, fa su, tutti tre. I passaggi in ogni singola ripetizione. Su, okay. 4, vedete, bene. La linea c'è, sono tutte uno uguale all'altra fino adesso. Su, 5, uno uguale all'altra. Ancora, ancora. Adesso dobbiamo capire quando il rallentamento su, diventa eccessivo. Su, 6, schienale, stai ancora. Dietro. Vediamo su, 7, ancora, aria, ci sta, stai dietro. Sta. Su, 8, vai. Un'altra, dai. Su, 9. Vai. Fatta, fatta. Ok. Ecco, avete visto che portata veramente al limite questa serie, la linea che ha tenuto sul bilanciere è stata identica. Non c'è stato, forse nell'ultima, ma leggermente una perdita di controllo della scapola, ed è questo l'obiettivo che dobbiamo avere. Quando si sente parlare di il cedimento può essere un problema fondamentale, è vero. Poi sì, ma io faccio cedimento tecnico. Il cedimento tecnico non esiste, è un concetto che non ha senso. Non dobbiamo ragionare di cedimento tecnico. Ogni singola ripetizione deve essere fatta bene, che sia una tripla, che sia portata al limite. L'idea mentale che deve avere l'atleta è che non mi interesso della nona, mi interesso della prima, e quando ho fatto la prima mi interesso della seconda, e questo si vedeva molto. Altrimenti bene. Si innesca anche un meccanismo di risparmio nelle prime ripetizioni. Perfetto, per cui se lei non avesse avuto questa mentalità costruita su tantissime serie a buffer, già dalla seconda alla terza avreste visto la scapola che scappa. Non ha mai fatto cedimento, non sa neanche. Esatto, facendo poco cedimento si è abituato a lavorare bene. Questo è un grandissimo obiettivo, secondo me, nell'allenamento, anche se è un concetto che non è così semplice da apprendere.